storia, anche sofferta, però importante. Sofferta anche arrivata sul finale, però meritata. Sì, sofferta sicuramente, perché dopo 1-1 credevamo che potevamo vincere questa partita, quindi credibilità non abbiamo mai persa, abbiamo sempre creduto, e alla fine sono arrivati questi due gol che ci portano sicuramente questi tre punti importantissimi. Ecco, sembra una Lazio diversa dopo il derby, siete rinati, anche più vigorosi, sembra una Lazio che non spende mai energie, sul finale sempre energetica. Vabbè, noi sicuramente questa stagione è più semplice di preparare partite, perché giochi una partita a settimana, quindi c'è più tempo, c'è più di lavorare durante la settimana, poi c'è anche più energie perché giochi sempre domenica, quindi questo sicuramente è un punto di vista positivo, perché giochi solo una partita. Poi il nostro obiettivo è quello di entrare in Europa League, poi l'anno scorso, cioè prossimo anno, dobbiamo vedere e avere più giocatori disponibili di poter giocare sia in Europa che in campionato, ma anche in Coppa. Senti, un occhio alla Champions lo lanciate, perché non è poi così distante, no? Ma prima di tutto deve essere il nostro obiettivo quello che hai detto prima, di Europa League, di raggiungere questo, di rimanere là dove siamo adesso. Il primo obiettivo è questo, poi l'ha detto anche prima, se quelli davanti fanno un mezzo passo falso, vogliamo essere pronti di sfruttare queste occasioni, però prima di tutto noi vogliamo restare qua dove siamo adesso. Senad, è riaffiorato nella mente il pensiero di Lazio-Milan quando ha pareggiato il Torino, cioè una partita nella quale avete creato tantissimo, ha giocato benissimo e poi alla fine... Ma Milan forse no così, secondo me è più Chievo a caso, perché quella partita che... Guardando adesso che brucia un po', che abbiamo persa, però adesso è inutile guardare indietro quello che è successo, dobbiamo andare avanti e ci aspettano anche 10 partite in campionato, che vogliamo fare al massimo di raggiungere il nostro obiettivo. Senti, oggi è una prova tua maestosa, insomma, hai giocato da centrale di centrocampo, da interno, da attaccante esterno, ma qual è il tuo ruolo? Ormai non lo sai più neanche tu. No, ho detto tante volte che ogni tanto non lo so pure io qual è, però sto provando e anche sbagliando forse tanto, perché cambiando sempre posizioni ci vuole un po' di più, diciamo, prendere misure di conoscere, però ho detto sempre prima, sto dando sempre massimo in qualsiasi posizione, se mi si decide di spostarmi, di essere a sinistra, avanti e dietro, io sono sempre disponibile di fare meglio ovunque. Quello importante è che i risultati arrivano, soprattutto questo, però siamo contenti tutti che giochiamo e giochiamo. La squadra sta creando tantissime palle gol, a volte dà la sensazione quasi di non riuscire a concretizzarle. Non so, state anche lavorando su questo, sulla cattiveria sotto porta, su qualche trama offensiva diversa, non so. Ma io lo vedo una cosa positiva, perché creando così tante occasioni vuol dire che stiamo preparando partite bene, che stiamo lavorando bene durante la settimana, quindi mi preoccuperò se non avevamo occasioni, quindi oggi avevamo tante, però abbiamo fatto quello che è importante, quindi l'importante è averli e soprattutto metterli dentro. Grazie. È una squadra...